Quest'oggi voglio iniziare con una sigla, quindi 1, 2, 3, sigla! Come? Diamo inizio a questo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Come avete potuto vedere dal titolo, oggi in cucina con Saretta. Vi dico già di stendere un velo non pietoso ma pietosissimo per la mia testa. Cioè raga, la fascia con il capello corto proprio no, tenuta casalinga, lunga disperata, quindi oggi punterò tutto sulla simpatia e tutto sulla cucina. A me non mi guardate proprio perché pietosa, la situazione è tragica e commovente. Ma comunque quest'oggi la vostra Saretta vi delizierà con una pasta e cavolo. Ma c'ho un nervo incredibile solo il pensiero che mo puzzerà tutta la mia casa di cavolo. Però a me mi piace la pasta e cavolo. Oh, perché puzza, voi che fanno? La fa? No, facciamola. Poi quando è dopo apriamo tutte le finestre perché questo cavolo deve uscire da casa mia. Qui con me già ho il cavoletto, l'ho solo pulito, adesso devo tagliarlo e poi cucinarlo. Ovviamente ragazzi, questa è una porzione per una persona, ovvero solo io, perché ospiti non ne ho, quindi sola. Allora, io ho pulito il cavolo, adesso devo dividerlo. Il cavolo, eccolo qua, che carino, molto carino. Adesso lo taglio. Nel caso non sapete tagliare il cavolo, io vi insegno anche a tagliare il cavolo, vi faccio vedere. Eccoci qua, cioè raga, quello crudo è già puzza, cioè già puzza. Tagliamo, no, tutti i fiorellini, fiorellini così. Mamma, che così si fa, poi non lo so. Comunque facciamo tutti i pezzetti così, sì, in questo modo qua. E iniziamo comunque a tagliare tutti i nostri fiorellini di cavolo. Oh cavolo, è volato? Sì. Comunque raga, come ve la state passando? Siamo alla seconda fase di questo virus, ragazzi, e io sinceramente, non per essere pessimista, ma più andiamo avanti e più vedo che siamo rovinati. Cioè, se tutto va bene, stiamo rovinati. Inizia a far caldo, le mascherine sul viso non si possono supportare. Io sono in un esaurimento nervoso proprio incredibile, veramente. Ragazzi, sto come una pazza. Le mie uscite ovviamente sono solo per fare la spesa e basta. E metti qua, metti la mascherina, veramente non se ne può, non se ne può, non se ne può. Stamattina sono scesa appunto per andare a prendere il mio cavoletto per fare i cavoli miei. Ragazzi, ma a Giuliano, secondo me, si pensano che è finito tutto. Cioè sono passati già alla fase 3, non ho capito cosa gli salta in mente. Stavano per fuori ai bar, il caffè, in testa a loro si mettono le mascherine e stanno a posto. Non capiscono che non devono stare tutti insieme appassionatamente. No, niente, questo fatto non gli entra proprio. No, mo vi accorgo, mo facciamo due in giù, ci pare proprio che lì casalinghe disperate oggi, veramente, che sto esaurita. Sapete che da 2 mesi io vivo da sola, giusto? Quando tu cambi casa, cosa devi fare? Devi cambiare la residenza, come giusto che sia. Quindi io sto dal mese di febbraio che non riesco a fare il cambio di residenza. Ma quello che dico io, dicono che aprono le cose essenziali, le cose importanti. Il comune non è importante, cioè non riesco a capire, no, questo fatto non lo concepisco. Perché non aprono il comune? Qualcuno ve lo può dire? A febbraio mi dicono la settimana prossima, siamo a maggio. Giovedì mi dissero il 4, oggi che è 4 mi hanno detto il 18. Il 18 chissà come riesce. Mamma mia ragazzi, veramente. E per questo vi dico che noi siamo rovinati. Siamo rovinati veramente, perché siamo rovinati ragazzi, stiamo guardando. Voi siete abituati forse a sentire a quelli là che dicono andrà tutto bene, andrà tutto bene, per non caricare. No ragazzi, con me siamo guaiati. Io proprio ho perso le speranze, veramente, non sono per niente positiva, non sono positiva, sono negativa e sono anche molto in ansia perché io mi guardo attorno e vedo che stiamo rovinati, veramente stiamo rovinati. Comunque non ci affidiamo, ho tagliato il mio cavoletto, adesso lo sciacquiamo, ho tagliato tutto il cavolo a pezzettini così, adesso lo sciacquo e ci trasferiamo ai fornelli. Ed eccoci qui ragazzi, trasferiti ai fornelli. Qui già mi sono preparato tutti gli ingredienti che mi serviranno. Poche niente, poca roba. Allora, pomodorini perché la andremo a fare rosé macchiata. Poi spaghetti spezzati, spezzeremo perché io amo la pasta mista. Ma questa mattina nell'esaurimento tra calore, mascherina, gente e cose varie, io mi sono dimenticata di comprare la pasta, quindi andremo a spezzare gli spaghetti. Peperoncino e ovviamente sale, che non può mancare, e l'olio per cucinare. Una piccola pentolina e uno spicchietto.
cucchietto d'aglio. Iniziamo a mettere un filo d'olio, un filo d'olio, a soffriggere un po' d'aglio. C'è chi mette anche la pancetta, ma a me non piace la pancetta, quindi io non ce la metto. L'aglio non lo faccio piccolino, lo metto grande perché lo faccio soffriggere e poi lo alzo, perché zia mai, e io mi mangio l'aglio, che schifo, non si... No. E aggiungo 2 cucchiai di pomodorini. Li schiaccio. Sentite come fa fru. Significa che sta napoletanamente dicendo soffriendo. Soffriendo significa soffriggere. Il tavolo che ho sciacquato, il nostro tavoletto, e lo aggiungiamo. Aggiungiamo 2 bicchieri d'acqua. Siccome bolle e ci siamo quasi per calare la pasta, inizio a spezzare gli spaghetti. Lo sto accendendo molto fare. Oh, sto riuscendo. Allora, sempre perché sono sola con la pasta. Olè, siccome bolle, noi incaliamo la pasta. Qua. E aggiungiamo il sale, perché non mi ricordo, già ve lo dico, me l'ho dimenticata. Saliamo, dove andiamo? Saliamo nel senso che saliamo. Mettere 2 pizzichi nel caso ci vuole, dopo lo aggiungiamo. E aggiungiamo anche un po' di peperoncino, che come sempre ce l'hai vissuto anche, giusto un po' poco. Ed ecco la situation, ragazzi, vedete, il nostro cavoletto si è consumato, abbiamo calato la pasta e adesso dobbiamo aspettare che si cuoce. Ragazzi, non per vantarmi, ma anche questa volta ho spaccato! Ah, già abituate, ragazzi, ai fornelli, veramente, ora vi faccio vedere che bontà. Cioè, guardate qua, ci manca la parola, ci manca la parola, ragazzi, la parola. Bella ziccosina come piace a me. Vedete, il nostro cavoletto si è consumato, alcuni pezzetti sono rimasti. Tanto bel. Adesso impiattiamo e poi ovviamente non può mancare l'assaggio. Tete! Proprio MasterChef fatti da parte, cannavacciuolo, porta ma burzo, tete! Aspetta, se non dite che sono scostumata, prego. Soffia tu, biscuccio. Lo so che è buono, non lo dire. 5 minuti prima di perdere la testa, così. Ragazzi, è buonissima. Veramente sono stupita da me stessa, ragazzi, perché questo era il mio incubo, che digiunavo, e invece veramente le mie mani mi stanno stupendo. Cristi Manella, io ho scioccato. Sta arrivando un aereo carico, carico di pasta e cavolo. E ovviamente, ragazzi, anche questa volta piatto pulito. Questo significa che sarete gradito. Ci fate una rima. Il mio pranzo è stato delizioso, che io ormai sono una chef. Adesso non mi resta che rassettare la cucina. Voi mi fate compagnia, farò una magia, rassetterò tutto in un secondo. Come faccio vedere? Ma ho spaccato questo papush, ragazzi, ammettetelo. Comunque facciamo una magia.
Sala cadula, magica bula, bididi, bodidi. Magia! Ragazzi, tutto sistemato, pulito, splendido, splendente. E adesso ci trasferiamo in cameretta. Ed eccomi trasferita vicino al mio angolo make-up. Non mi resta che salutarvi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Ma soprattutto qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere, che io cucino, hanno ormai stimano, sanno fare tutto, non tengo nessun piatto. Consigliatemi qualche ricetta qui sotto nei commenti. Adesso, dopo aver rassettato la cucina e la casa, devo rassettarmi io. Ma ciao fan shambo! Mi devo sistemare perché veramente sono nelle condizioni critiche. Quindi mi devo trasformare da casalinga disperata a signorina sistemata. Aspetto i vostri commenti, ci vediamo nel prossimo video, vi lascio con un bacio a tutti. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi attivando il campanellino in modo che ricevete una notifica da ogni mio nuovo video. Bacio, bacini a tutti.